e altri studenti protagonisti, quelli del liceo Galanti di Campobasso, che hanno realizzato un libro nel quale raccontano l'attualità, un libro che fa parte di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Questa mattina c'è stata la presentazione, vediamo. Editing, grafica, marketing, impaginazione, insomma, come imparare a lavorare in una casa editrice. Un bagaglio di conoscenze e di esperienze che i ragazzi hanno messo a punto grazie ad un percorso di alternanza scuola-lavoro chiamato Selfie di Noi. Impegnati nel progetto gli alunni del liceo linguistico Galanti, la casa editrice Gemme Edizioni e Luli, Unione Lettori Italiani. Il prodotto finale di questa attività è stato Selfie di Noi, appunti di vista, un libro che raccoglie i racconti dei ragazzi. Un'esperienza costruttiva, forse un futuro progetto di vita e di lavoro per alcuni di loro. Il lavoro è stato importante per un approccio al mondo dell'editoria, perché i ragazzi conoscono così un settore del mondo del lavoro poco conosciuto, che invece è pieno di possibilità e di opportunità, e un mondo del lavoro che si fonda su un solido bagaglio culturale, sulla forza della parola, e che quindi è molto vicino e alle loro esperienze di ragazzi della scuola, di un liceo, ma anche si fonda sulla consapevolezza che noi abbiamo che soltanto certe prassi deprecabili dei nostri tempi, eccetera, si possano sconfiggere con la cultura e l'educazione. La violenza sulle donne e la paura sono alcuni dei temi affrontati dai ragazzi che volevano esprimere nero su bianco il loro parere su temi così attuali, purtroppo ricorrenti. La denuncia sociale ha reso questo lavoro ancora più interessante, ha detto Claudia Liberatore, una delle docenti referenti del progetto.